A poco più di un mese ormai dall'alluvione che ha devastato soprattutto la piana tra Prato, Pistoia e Firenze, imprese e famiglie fanno ancora i conti con i danni enormi che hanno subito in attesa del varo della nuova manovra di bilancio regionale e delle risorse dello Stato. La discussione politica sale di tono, intanto il governo allarga l'area dello stato di emergenza nazionale anche alle province di Lucca e Massa Carrara. Il Consiglio ha formalmente adottato a maggioranza il piano integrato del Parco della Maremma e ha dato il via libera agli indirizzi per l'attività dell'IRPET. Tra le decisioni prese spicca quella che trasferisce alla Regione i dipendenti dell'autorità portuale regionale che ha sede, lo ricordiamo, a Viareggio. Torneremo a parlare della festa della Toscana, del suo significato più profondo nel segno di Don Milani, del suo anelito alla pace e della sua spinta al dialogo. Si sono confrontati sul palco anche i vertici delle tre religioni monoteiste. Ascolteremo l'arcivescovo, l'imam, il rabbino, un patentino per il mondo digitale. L'iniziativa è del CORECOM, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, che rinnova una tradizione ormai consolidata. Proprio il CORECOM all'Istituto degli Innocenti ha promosso nei giorni scorsi il Patentino Day, una giornata di studio e di approfondimento, insomma, sull'educazione all'uso consapevole di web e social. All'inizio dei lavori c'è stato un minuto di silenzio per ricordare Massimo Toschi, ex consigliere e assessore regionale. La Toscana gli deve molto perché ci ha ricordato che la pace non è un elemento accessorio, ma è fondante della nostra comunità, ha detto il consigliere dell'ufficio di presidenza Gazzetti. Nel 2000 Toschi fu nominato consigliere per la pace, la cooperazione e i diritti umani dal presidente della giunta di allora Martini. Un ricordo affettuoso del presidente del consiglio regionale e di molti capigruppo anche per il giornalista di 50 Canale Andrea Pardini, morto improvvisamente all'età di 34 anni. Alla famiglia e ai colleghi giungano naturalmente anche le condoglianze di tutta Telegranducato. Dopo l'alluvione, ora si attendono i soldi che il governo e la regione dovranno stanziare per far fronte ai danni ingentissimi subiti in particolare, ma non solo, nell'area della piana centrale della Toscana. Ma attenzione, i danni ci sono stati anche sulla costa, tanto che è stato esteso lo stato di emergenza nazionale adesso anche alle province di Lucca e Massa Carrara. Una notizia importante che peraltro è ulteriormente positiva, perché prevede l'allargamento anche a chi ha ricevuto danni, famiglie ed imprese, nei giorni immediatamente antecedenti, quindi quelle del 30-31 ottobre, che in particolar modo, dove io risiedo, a Viareggio, nel quartiere, nella frazione di Torre del Lago, avevano avuto una incidenza molto ma molto forte con sfollamenti di oltre 10 famiglie. Nuovi gravi eventi atmosferici negli ultimi giorni hanno creato altri danni sulla costa, in particolare a Livorno e Marina di Pisa. Soprattutto qui a Marina di Pisa qualcosa non funziona più nella protezione dal mare. Noi vogliamo interventi immediati, ci vuole una somma urgenza, perché altrimenti significa che la prossima settimana, facendo tutti gli scongiuri del caso, potrebbe nuovamente ripetersi un episodio del genere. Quindi si deve intervenire subito, a maggior ragione ora che quelle opere ormai desuete comunque avevano un minimo di tenuta, sono di fatto non più efficaci, ancor meno efficaci. Quindi interventi subito da parte della Regione. I ristori promessi sono la condizione necessaria per la ripartenza nelle aree più colpite. Adesso si sta concludendo la ricognizione, a quel punto ci sarà certamente uno scatto in avanti, ma di soldi ne servono davvero molti, oltre 2 miliardi ed è una stima ancora approssimativa. Il Partito Democratico presenta un proprio documento che poi non viene votato perché in aula, in quell'attimo, manca il numero legale. Chiedeva e chiede un forte impegno al Presidente della Giunta nei confronti del Governo affinché, dopo tutti gli interventi, le visite che sono state fatte e un po' di passerelle, si dia effettivamente seguito a stanziare le risorse che sono necessarie per soccorrere le popolazioni e soprattutto per far ripartire le imprese, perché stiamo parlando di quello che è il polo produttivo più importante della Toscana. Dopo i primi 5 milioni stanziati dal governo non è seguito ancora nessun intervento, e anche la richiesta di proroga di quelli che sono gli appuntamenti fiscali e contributivi è stata rinviata solo di alcuni giorni, fino al 20 di dicembre.
Nello stesso momento si discute della nuova commissione d'inchiesta che è stata proposta dal gruppo di Fratelli d'Italia. Su questo, dice ora il consigliere e presidente del gruppo Torselli, non ci potranno essere più rinvii. La cosa buffa è che a noi ci veniva chiesta responsabilità e noi l'abbiamo avuta. Da parte dei Fratelli d'Italia non c'è stata una parola fuori luogo nei giorni dell'alluvione. Noi eravamo accanto a Eugenio Giani, a Monia Monni, agli alluvionati toscani, senza fare una riga di polemica. Oggi si porta in aula una mozione, ci viene detto ma noi non abbiamo chiesto dei soldi al governo, anche se poi negli interventi hanno parlato di 500 milioni, noi non abbiamo chiesto dei soldi al governo, ma il titolo della mozione è per superare l'inadeguatezza delle risorse stanziate dal governo. Cioè non sanno ancora quanti soldi metterà il governo, perché non hanno fatto la relazione, ma sanno che i soldi che metterà il governo saranno inadeguati. Questo significa strumentalizzare, fare politica sulla pelle degli alluvionati. E allora fine. Finisce il buonsenso, finisce la disponibilità, finisce la capacità e la volontà di lavorare tutti insieme in un'unica direzione. Le opposizioni presentano la richiesta di commissione d'inchiesta, la faremo senza la maggioranza, evidentemente non ci stanno a questa collaborazione, preferiscono fare politica, va benissimo. Nelle nostre more esiste quella di poter istituire una commissione d'inchiesta. Sulla commissione arriva poi questa risposta dalla maggioranza. Noi non fuggiremo dalla commissione d'inchiesta, che se fatta farà sicuramente emergere quello che è stato il grande impegno del Presidente, dell'Assessore, della Giunta, della Protezione Civile, dei volontari, dei tanti giovani che hanno partecipato dopo l'alluvione per cercare di soccorrere i territori, le famiglie, le imprese che sono state colpite appunto da questa emergenza. Intanto la Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee a Bruxelles ha approvato all'unanimità la risoluzione per la prevenzione e la gestione dei disastri naturali. Nel documento sono stati votati anche alcuni importanti emendamenti presentati dal Consiglio regionale toscano. È intervenuto a questa assemblea il consigliere Gazzetti, che lo ricordiamo è il presidente della commissione che si occupa proprio di politiche europee. Il personale dell'autorità portuale regionale ora sarà trasferito nel ruolo unico regionale. Il sì al voto è arrivato dalla maggioranza e dalla Lega, si è astenuto il gruppo di Fratelli d'Italia, hanno votato contro i 5 Stelle. Vuole modificare l'attuale assetto del personale dell'autorità portuale, fatto essenzialmente da dipendenti propri e da soggetti in distacco, in comando da parte di altri enti, con personale che direttamente è riconducibile alla Regione Toscana. Un'altra significativa modifica che con questa legge si fa alla struttura dell'autorità portuale è il riconoscimento del ruolo del suo segretario generale, che viene individuato quale organo dell'autorità portuale e anche quale rappresentante legale della stessa. Le opposizioni prendono tre strade diverse, si oppone il Movimento 5 Stelle, si astiene Fratelli d'Italia, dice sì la Lega, un'approvazione che comunque anche da parte della Lega è condizionata. Il gruppo della Lega in modo coerente con quello che ha sempre sostenuto ha votato positivamente l'atto che riguarda il personale dell'autorità portuale e la figura del segretario dell'autorità portuale, che è particolarmente importante. Ma allo stesso modo abbiamo colto l'occasione per evidenziare alcuni elementi di contraddizione. Il primo è che a fronte di un voto importante, che raccoglie anche il voto positivo della Lega, su un atto come quello che abbiamo discusso oggi in Consiglio regionale, abbiamo un'autorità portuale che è ancora in fase di stallo, perché ha un commissario che ancora non è segretario. E questo succede perché continua a essere in atto una contrapposizione fra la Regione Toscana guidata dal PD e il Comune di Viareggio guidato dalla ex PD. Sceglie invece di non dare un sostegno diretto il gruppo di Fratelli d'Italia. Non abbiamo votato a favore perché c'è un passaggio che non ci convince, che è quello che va a trasformare la figura del segretario generale in un ente interno all'autorità portuale. Siccome il segretario generale è una figura che continua a mantenere un rapporto di lavoro con l'autorità portuale, che a nostro modo di vedere è molto simile a un rapporto di lavoro subordinato, ci lascia il dubbio una figura che al tempo stesso sia
ente dell'autorità, ma continui a svolgere un lavoro da subordinato. È una singolarità, in nessun'altra autorità simile avviene una roba del genere. Nelle autorità portuali nazionali addirittura c'è la doppia figura. Esiste la figura del presidente dell'autorità, che è organo, ente dell'autorità, e c'è la figura del segretario generale, che è un lavoratore esterno. Il Consiglio adotta il nuovo piano integrato del Parco regionale della Maremma. Hanno votato a favore il Partito Democratico e Italia Viva, si sono astenuti la Lega, Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle. È stato concertato con gli enti locali, cioè con i comuni, come abbiamo potuto verificare svolgendo i lavori della quarta commissione direttamente presso la sede del Parco della Maremma diverse settimane fa. Ovviamente si tratta di un'adozione, ci sono alcuni elementi che migliorano e probabilmente andranno a qualificare la promozione e la capacità del parco di produrre reddito. Ci sono una serie di interventi sulle infrastrutture, ci sarà comunque il tempo per i cittadini, per le imprese e per le associazioni per fare le osservazioni, e quindi noi esprimiamo un voto di astensione in attesa naturalmente di capire anche l'atteggiamento del territorio su questo strumento. Il modello di questo parco viene elogiato da parte dell'opposizione rispetto anche agli altri parchi regionali. Nel caso del Parco della Maremma siamo parecchi passi più avanti e quindi anche il nostro approccio è un approccio positivo. Abbiamo però espresso un voto di astensione perché, essendo di fronte a un atto che al momento è esclusivamente adottato, ma avrà poi la fase delle osservazioni e poi quella dell'approvazione definitiva, ci è sembrato più corretto attendere questo, almeno l'ulteriore passaggio delle osservazioni, per capire bene se quelle che erano le nostre valutazioni sono effettivamente corrette o dovessero essere ulteriormente modificate per strada. Ma cos'è il piano integrato per il parco? Lo strumento di attuazione delle sue finalità in pratica comprende gli atti di pianificazione e quelli di programmazione. La sezione di pianificazione sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Per la parte programmatica c'è ogni anno un programma. Queste in sintesi le principali novità: più protezione, conservazione delle aree agricole che includono gran parte delle biodiversità, potenziamento degli assi di servizio, sviluppo delle porte di accesso periferiche come Talamone e Collecchio, mantenimento e conservazione di 11 km di spiaggia, proposta di ampliamento di 1700 ettari a sud di Grosseto, in linea con quella che è l'indicazione europea per il 30% di aree protette. L'ente parco insiste su una vastità territoriale piuttosto importante, sono quasi 9.000 ettari di terreno, di territorio, e insiste su tre comuni, cioè Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello. Quindi ovviamente sono tante, diciamo, le istituzioni, le persone che sono interessate a questo piano. Ovviamente quello che si propone il piano intanto è di tutelare, diciamo, l'ambiente naturale che c'è, tant'è vero che ci sono delle aree destinate proprio a rimanere così allo stato naturale, e altre invece che ci sono imprese all'interno di queste, vengono fatte anche delle, nella programmazione si pensa anche di sviluppare quello che è questa cosa, naturalmente sempre in maniera sostenibile. Il Consiglio ha approvato anche gli indirizzi di IRPET, l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica, per il piano di attività 2024-2026. Il provvedimento è passato con il voto favorevole della maggioranza e il voto di astensione di Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Le linee di indirizzo tracciate in commissione, ha detto il presidente Bugliani, si sintetizzano nell'attività di ricerca istituzionale che si svolge mediante l'elaborazione di modelli anche nuovi come transizione ecologica o digitale, analisi congiunturale e strutturale, ricerca sugli elementi per lo sviluppo della regione. IRPET continuerà a supportare la programmazione regionale riguardo all'implementazione del PNRR e a supporto del programma regionale di sviluppo e del documento di economia e finanza della regione. Importante sarà il rapporto di IRPET con le università. Infine, sulla sanità evidenziamo le risposte dell'assessore a due interrogazioni. La prima era stata presentata da Noferi, 5 Stelle, sulla scadenza delle graduatorie del concorso per l'assunzione di operatori sociosanitari, OSS. Sono in corso approfondimenti in sede di Commissione Sanità e tra le strutture tecnico-giuridiche per capire se sia possibile costruire uno strumento normativo che permetta di arrivare ad una proroga, dice Bezzini. La seconda riguarda l'indennità di vacanza
richiesta contrattuale per i lavoratori del settore. Al consigliere Ulmi, Bezzini stavolta risponde che erogarla in anticipo avrebbe un impatto di 74 milioni non previsti sul bilancio della regione e questo comporterebbe criticità rilevanti. Per questa ragione sarà fatto in modo regolare nelle buste paga a partire dal 2024. Dopo lo sdegno e la rabbia, ecco anche le proposte su scala locale per proteggere da conseguenze ancora più gravi le donne che sono vittime di violenza. Una è quella di assegnare loro residenze con indirizzi fittizi in modo da garantirne la segretezza, una questione che alla fine mette tutti d'accordo e che è stata proposta qui dal Movimento 5 Stelle. La tutela e la difesa delle donne vittime di ogni forma di violenza è un tema che ogni giorno merita la nostra attenzione, perché all'interno di quelle convenzioni e di quei protocolli che fanno sì che si possano tutelare appunto le vittime è necessario fare attenzione a ogni singolo tassello. E ce n'è uno che può essere messo in campo dalle amministrazioni con questo strumento amministrativo che è appunto la residenza fittizia, che altro non è che un modo per permettere a queste persone di non essere identificate, localizzate da quelli che sono stati o che sono i loro aggressori. Per fare questo abbiamo chiesto che il Parlamento nazionale si adoperi perché riesca a fare una normativa quadro che metta in condizione tutti i comuni di poter costituire appunto questo che è un indirizzo fittizio, appunto non esistente, ma che sia in grado comunque di essere utilizzato dalla vittima, dalle donne, per poter adempiere a tutte le pratiche amministrative e burocratiche che necessitano appunto di un indirizzo, ma che non sia riconoscibile. Delle esperienze diffuse che già esistono, è evidente che le donne che subiscono la violenza devono avere tutta una serie di garanzie, di tutele nel momento in cui vanno a denunciare una violenza subita, anche una presunta violenza che potrebbe verificarsi, e come tale hanno necessità di una copertura, hanno necessità di un'abitazione che le consenta di fare una viva vita anche in un anonimato ma in sicurezza. E nel contempo ricordo anche le iniziative che avevamo fatto in passato rispetto anche a delle opportunità di lavoro che si devono determinare non soltanto nella cooperazione sociale ma anche nel sistema pubblico, quindi tutta una serie di misure che devono accompagnare quello che in questa settimana ci stiamo dicendo, ma che poi necessita di atti e misure concrete. Torniamo con le immagini alla festa della Toscana, dedicata quest'anno in particolare alla figura di Don Lorenzo Milani, una scelta che mette d'accordo i capi delle comunità cattolica, ebraica e musulmana di Firenze, presenti alla seduta solenne dello scorso 30 novembre. Molto soddisfatto il cardinal Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze. È una figura, una persona che ha molto da insegnare a noi, sia nella promozione della dimensione umana della persona, della sua dignità attraverso la cultura, attraverso la parola e quindi la cultura. E poi persona che ha spinto sempre la responsabilità verso l'altro. L'Icare, che viene ricordato anche nel titolo della festa, dice questo, che nessuno di noi può esonerarsi dal farsi responsabili verso i problemi degli altri, soprattutto dei più umili. Don Milani può essere un esempio anche per ebrei e musulmani, lo confermano le parole del rabbino e dell'imam in un contesto internazionale, quello che purtroppo stiamo vivendo, che resta particolarmente difficile e carico di tensioni. La comunità ebraica in Toscana ha origini antichissime ed è sempre stata parte integrante del tessuto della società toscana, e quindi noi oggi anche siamo in festa con tutta la Toscana. Poi il tema anche di un'istruzione, di un'educazione che non sia solo appannaggio dei più potenti, ma che sia un elemento di crescita di tutta la società, è un tema che nell'ebraismo è anche un tema fondamentale, quindi anche proprio nel tema scelto di questa giornata ci sentiamo pienamente dentro. E oggi, con le guerre che abbiamo nel mondo, Russia, Ucraina, Palestina, Israele e centinaia di guerre del mondo, abbiamo bisogno di sottolineare l'importanza della vita umana. E poi, ricordando anche la nascita di Don Milani, che ha avuto il coraggio di lavorare anche fuori schemi realmente, e abbiamo bisogno oggi tutti quanti del coraggio di lavorare
per costruire una vita più importante. I care è quel motto realmente che vuol dire devo fregarmi dell'altro, devo condividere l'altro, devo mettermi nel panno dell'altro. All'Istituto degli Innocenti, il 4 dicembre, il CORECOM ha tenuto il Patentino Day, un'occasione per approfondire le tematiche legate all'utilizzo di web e social che hanno ispirato tante iniziative diverse nel segno del patentino digitale. Appunto, un vanto del Comitato Regionale delle Comunicazioni Toscano, in questi ultimi anni un percorso che proseguirà. La Toscana è partita anche fra le prime regioni, se non la prima, in questa direzione. In questo senso ci sembrava utile creare questa giornata, che vogliamo riprodurre annualmente, di restituzione di quelle che sono le attività e i risultati, e anche per capire come migliorare questo progetto. Un progetto che è rivolto ai ragazzi delle prime medie della Toscana e fondamentalmente coinvolge potenzialmente 30.000 studenti in tutta la Toscana, per cui in questo senso noi vogliamo dare, attraverso delle persone esperte e formate in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti, quel bagaglio di competenze digitali che consente di stare in rete, di stare nei social, giocando fino in fondo un ruolo da protagonisti, ma anche evitando i tanti rischi e tante preoccupazioni che spesso le famiglie e gli insegnanti hanno. Intervengono il Presidente della Giunta e, a nome del Consiglio, la Presidente della Commissione Cultura. È molto importante, perché noi sappiamo che per quello che riguardano i social e quindi il patentino digitale abilita a quello che è diciamo un senso di padronanza delle finalità con cui si usano quelle che sono le strumentazioni digitali, che ogni giorno vivono un'evoluzione e entrano nella vita di ciascuno di noi. Ecco che i giovani con il patentino digitale in qualche modo hanno una agevolazione all'alfabetizzazione diciamo digitale con gli strumenti per poterla padroneggiare. Il patentino digitale è un progetto di formazione alla frequentazione dello spazio digitale per i ragazzi delle scuole, fatto in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, e si occupa di insegnare ai ragazzi che lo spazio del web, dei social, è uno spazio di cittadinanza come tutti gli altri, uno spazio pubblico che ha le sue regole e che dobbiamo frequentare liberamente, traendone il meglio, ma consapevoli che è uno spazio dove ci si incontra, dove ci si rispetta, dove insieme si possono fare grandi cose. Interlocutori sono anche il mondo della scuola e le forze dell'ordine, che sono rappresentati. Il digitale è entrato prepotentemente nella didattica, in particolare la pandemia ha costituito un elemento di spinta notevole nell'accesso ai media digitali da parte degli studenti. E è evidente che questo accesso massivo e le implicazioni che esso comporta richiedono uno sforzo congiunto per migliorare e costruire quelle che sono competenze digitali, non solo di natura tecnica ma anche di natura sociale e di natura di responsabilità individuale da parte dei ragazzi. I rischi sono molteplici, vanno dal cyberbullismo a tutti i reati nella sfera sessuale, quindi adescamento, pedopornografia, revenge porn. Quindi questo progetto è di fondamentale importanza, perché l'attività di prevenzione della Polizia Postale è un punto fondamentale della nostra mission, e soprattutto in questa epoca dopo post-Covid, in cui c'è stata un'escalation dei reati non solo a danno dei minori ma anche commessi dai minori stessi. Come sta procedendo in questo nuovo anno scolastico l'iniziativa? Quali dati emergono? Sono stati attivati altri 25 percorsi che vedono la partecipazione di 8 scuole e la partecipazione di circa 500 studenti. L'elemento, diciamo, il quadro interessante che possiamo avere attraverso l'indagine preliminare è che questi ragazzi e queste ragazze iniziano a utilizzare
utilizzare la rete, a navigare intorno agli 8 anni e adesso nella prima media, in molti, in una larga maggioranza, oltre l'80%, ha un proprio smartphone personale e intorno al 40% ha un proprio tablet personale. Poi utilizzano anche altri strumenti per l'utilizzo della rete, però ecco, questi sono dati interessanti. Dal 15 al 28 dicembre si svolgerà in tante città diverse, debutto a Montalcino, chiusura a Cortona, la 27esima edizione del Toscana Gospel Festival, dedicato a Martin Luther King, che con la sua vita, le sue azioni, soprattutto le sue parole, ha cambiato profondamente la concezione di libertà e diritti civili. Questo ci porta già all'aria del Natale, che si sente molto ora nelle nostre città, con Regionando l'appuntamento è per venerdì prossimo, 15 dicembre, dopo il TG della sera, e dalla settimana successiva fino a fine anno raddoppieremo, insomma saremo insieme il mercoledì e il venerdì con tante repliche anche nei giorni successivi.